Desideri che ciò avvenga, bambina? Sì, perché poi tu la sveglierai, vero? No, forse non riuscirò a farlo. E come mai? Gli altri me lo impediranno. E allora che succederà? La tua mammina se ne andrà in cielo. No, io questo non lo voglio. Tu non sai. Non sai che cosa significa avere una madre lassù in cielo. Dimmi, è più bello che averla qui vicino? Devi credermi se io te lo dico. Ah, che sciocchezze racconti. E se mi fanno del male? Poi non c'è più la mamma per difendermi. Nessuno può far del male a un bambino che ha la sua mamma in cielo. Quando una mamma è morta, l'hai sempre vicina, dall'assù veglia le sue creature. Ma questo lo fa anche quando è qui? Certo. Però ha tante altre cose da fare se è viva. Sì, hai ragione. Deve mungere, pulire la casa, lavare i piatti. E questo da morta non lo fa. No. Però no. Io preferisco che tu la svegli, zio. Davvero, dici? Sì, perché rimanga sempre con noi. Figlia dell'uomo. Non la vuoi svegliare, zio? Se gli altri me lo consentiranno, allora io lo farò. Non ti preoccupare degli altri. Fai contenta me. Va a dormire. Non vieni a rimboccarmi le coperte? Sì. Chiamerò uno degli angeli del padre.